diciamo che il CheckMate 238 è uno studio di fase 3 prospettico randomizzato che paragona nivolumab verso ipilimumab nei pazienti con melanoma in stadio 3B, 3C e quarto resecato, e ha dimostrato la superiorità del nivolumab verso l'ipilimumab. Però c'è in qualche modo la necessità di fornire ai clinici anche il dato della tossicità con il trattamento immunologico, e il poster che viene presentato, a cui seguirà poi una pubblicazione in estenso su una rivista internazionale, ci racconta circa la tossicità durante il trattamento con nivolumab, che è stato registrato ormai sia negli Stati Uniti che in Europa, e quindi ci dà informazioni sullo spettro di tossicità con il nivolumab nei pazienti che vengono trattati in adiuvante. Questo è rilevante anche in Italia, perché noi oggi abbiamo anche l'uso nominale, a breve avremo anche la possibilità di poter prescrivere questo farmaco in AIFA. Ebbene, il trattamento è stato generalmente, come è l'esperienza comune dei clinici sia nello studio sia anche in questi mesi di uso nominale, molto ben tollerato. A fronte di un 86% di pazienti che manifestano un qualche evento avverso, la maggior parte di questi eventi avversi sono eventi avversi di grado 1 e di grado 2. L'altro dato importante è che la maggior parte di questi eventi si verificano nei primi 3 mesi e che scendono in maniera incredibile nei mesi successivi, e quando noi andiamo a vedere quello che succede dal termine del trattamento a 100 giorni dal termine del trattamento, notiamo come soltanto nel 2,5% dei pazienti abbiamo degli eventi avversi dopo il termine della immunoterapia con nivolumab. In aggiunta, un altro dato molto importante è il fatto che la maggior parte delle tossicità sono delle tossicità assolutamente reversibili e che si risolvono nel giro di 6 mesi. Sono state descritte nuovi tipi di tossicità anche con il follow-up a 2 anni, e una valutazione che è stata fatta anche con l'analisi attuale sulla safety è la correlazione che c'è tra gli eventi avversi e il rischio di recidiva. Avendo aggiustato per la variabile tempo e andando a fare una valutazione degli eventi avversi aggiustata per il tempo, quindi senza il bias degli eventi che si verificano più di frequente nei pazienti che hanno una sopravvivenza più lunga rispetto ai pazienti che recidivano prima, in realtà noi non abbiamo trovato nessun tipo di correlazione tra eventi avversi e recidiva di malattia. Seguirà poi nel manoscritto una valutazione un po' più accurata su alcuni eventi avversi e la loro correlazione con il rischio di recidiva, però nella popolazione globale noi non notiamo nell'analisi che è stata eseguita anche in multivariata una correlazione tra l'insorgenza di un evento avverso e la recidiva della malattia.